Buongiorno, sono Sergio Signorini, coordinatore dell'Università del Cioccolato Caffare. Sono qui con Giancarlo Alosa, ambasciatore Caffare, per proporvi alcune ricette realizzate con la nuova pasta bitter speciale, fondente, latte e bianca. Si tratta di un prodotto innovativo e unico sul mercato. Il prodotto si presenta nel sacchetto da 5 kg e abbiamo detto che è un prodotto pronto all'uso. Quindi basterà semplicemente prendere la quantità di prodotto che ci interessa e andarla a sciogliere nel microonde, facendo attenzione a non superare i 45 gradi. Una volta sciolto sarà pronto per glassare non solo le nostre pignole, ma anche quello che possono essere profiterol e torte. Ma vedremo tutto con calma. Ecco che dopo appena un minuto il nostro impasto è già sciolto, ha già raggiunto una temperatura ideale e vediamo come si presenta, lucido e fluido, pronto per andare in glassatura. Adesso con la pasta bitter speciale e un'aggiunta di nocciole prepariamo la carta musica. La carta musica si può fare a quadri, a forme imperfette oppure dentro a dei piattini come viene fatto adesso per essere poi vendute, diciamo, come dischetti. Possiamo sostituire tutti i tipi di frutta secca con altri tipi di frutta. A questo punto deve essere battuta in modo che si allarga il cioccolato e fuoriesce le nocciole. La carta musica adesso è stata fatta con la nocciola, però è ottimo, diciamo, l'utilizzo appunto delle mandorle, mentre viene usato molto anche frutta candita tipo aranci, zenzero e tanti altri tipi di frutte candite. In questo momento facciamo un altro tipo di carta musica che è molto più fine di quella che è stata fatta in precedenza. Viene aggiunto dello zucchero di canna all'impasto, alla nuova speciale bitter al latte, girato e poi versato sopra il foglio. Questo impasto è particolarmente adatto anche per fare dei fondi per torte, per semifreddi soprattutto. Viene versata una piccola quantità dentro a un dischetto o a un piattino, come sta facendo adesso Alosa, battuto in modo che si allarghi, e poi sono degli inserimenti ottimi per le torte, soprattutto, come dicevo prima, per i semifreddi. Adesso va spalmato con una spatola, dopodiché viene aggiunto sopra all'impasto un altro foglio di carta da forno. E poi a seguire con un mattarello viene allargato il tutto, messo sopra una teglia e lasciato raffreddare sia a temperatura ambiente, se è fresca, o dentro un frigorifero. Questo impasto viene usato per vendere così come è, oppure per fare delle decorazioni anche di pasticceria mignon e dolci. Una
nostro viaggio in compagnia delle paste bitter speciali termina qui. Vi illustriamo ora alcune delle preparazioni che abbiamo fatto oggi per voi. Le classiche bignone, un bel assortimento di biscotteria, la pralineria, delle torte da credenza, torte da forno, un trancio, i profiterol, la carta musica e le delizie. Grazie mille. Sergio Signorini e Giancarlo Alosa vi ringraziano e a nome dell'Università del Cioccolato e dei suoi ambasciatori vi invitano a far entrare i prodotti dell'eccellenza CAFAR nei vostri laboratori. Arrivederci.